Intanto buongiorno, grazie per coloro che sono intervenuti. Io mi chiamo Santi, quindi mi sento a casa in un certo senso vino. Qualcuno dico scherzosamente che sono il nipote di Giovanni Santi. Pronipote. Ma lo dico così, scherzando. Bene, per quanto attiene al tema, io mi era fatto una scaletta delle cose da dire, ma preferisco parlare a braccio. Voi mi scuserete, ma preferisco parlare a braccio. E vorrei avere veramente la vostra attenzione sul problema, perché io ho dedicato la vita alla ceramica e faccio questo colloquio con voi con grande spirito critico e con grande spinta morale quasi, perché per me la ceramica non è un fatto semplicemente artigianale e puramente e quasi dilettantesco, no, è una ragione di vita. Per questo vorrei tracciare prima di tutto un filo ideale che va, perché mi piace ricondurre il discorso alla ceramica del Novecento, partendo però dalla bottega del Cinquecento. Io non sono uno studioso della ceramica in senso classico, non sono un ceramologo, sono un ceramista, mi considero nel mio piccolo un artista ed un curioso, però sono attento a tutti i fenomeni. Diciamo che la ceramica del Cinquecento nasceva in botteghe perfettamente organizzate da un punto di vista proprio gerarchico, dove si faceva una ceramica cosiddetta totale, cioè si raccoglieva l'argilla nella parte bassa delle doline, dove l'acqua piovana la raccoglieva, si portava nella sede, si depurava delle formazioni calcaree, poi si lasciava riposare, si inumidiva e quindi si lavorava. Aveva una sua stagionalità, era praticamente la raccolta dell'argilla seguiva un po' l'andamento del tempo, delle stagioni, era come l'uomo, come la primavera, come c'è l'estate, come c'è l'autunno, come c'è l'inverno. Era veramente un ritmo. Nella bottega ognuno aveva un suo compito, quindi chi raccoglieva l'argilla, chi la manipolava e chi la ripuliva e chi la preparava. C'era il torniante, c'era il formatore, c'era colui che infornava, e c'era colui che dipingeva, c'era colui che immergeva l'oggetto nel bagno dello smalto. Tutte queste operazioni però venivano compiute in modo che una interagisse con l'altra, che non erano separate ma erano strettamente connesse. Il lavoro dell'uno dipendeva dal lavoro dell'altro. Intorno al forno si creava una specie di attenzione religiosa, mistica direi, perché al forno era delegata il buon risultato o il pessimo risultato di un lavoro spesso di molti giorni, perché i forni erano molto grandi, molto ampi, avevano un ingresso di un metro circa di altezza, ci si entrava dentro, all'interno trovavano posto gli oggetti sia in crudo che preparati per le invetriature, che già invetriati, già dipinti. Al centro si mettevano quelli invetriati, ai lati si mettevano quelli invece da biscottare. Lungo le pareti correvano due specie di muffole cosiddette, dove il fuoco che si produceva in basso, in una camera in basso, riscaldava tutto il forno e faceva uscire nella parte superiore e ai lati il fumo della combustione. La legna doveva essere ben secca per non produrre troppo fumo, perché voi sapete che l'ossidazione all'interno di un forno è la cosa più importante. L'ossidazione vuol dire che l'atmosfera deve essere ricchissima di ossigeno. Come? Sì. Beh, loro cuocevano sia l'argilla in biscotto, in crudo, che il pezzo finito, più spesso. Ma potevano anche cuocere il crudo in un'unica fornace. Il forno veniva chiuso con dei mattoni, sigillato letteralmente, e il fuoco veniva alimentato per ore e ore con una progressione, quasi, come devo dire, una progressione di tipo matematico, esponenziale, via via che la temperatura aumentava, fino ad arrivare al massimo della temperatura. Quindi ci impiegava sempre 15-18 ore, il tempo era molto lungo, e altrettanto lungo era per il raffreddamento. Quindi tutta questa, diciamo, attesa veniva in qualche modo supportata da, non dico preghiere, ma comunque venivano fatti voti, venivano così, insomma,
sistemate invocazioni, perché il buon risultato insomma venisse, non si poteva pensare che il forno non cuocesse bene. Ciononostante la ceramica è uno di quei prodotti che lascia sempre tanto spazio per il pianto. Quando vengono da me dei ceramisti, anche in erba dico: voi siete disposti a piangere, perché il forno è veramente il luogo che può decidere la fortuna, cioè il buon risultato o il cattivo risultato. Tutte le operazioni ceramiche sono molto importanti, tutte, nessuna escluse. Purtroppo una cattiva cultura spesso lascia presiedere poi il risultato soltanto alla funzione della smaltatura. Non è così. La cottura del biscotto è fondamentale, perché lì avvengono delle trasformazioni che sono importantissime. C'è una eliminazione dell'umidità nella prima fase, fino ai 400 gradi. Ci sono due livelli di acqua presenti nell'argilla. Quindi bisogna attraversare questa fase fino a 400 gradi in modo molto, 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 come devo dire, lento. Poi si può arrivare fino a 500 gradi in modo molto rapido, ma il punto critico di ogni prodotto ceramico che pochi conoscono e che produce poi guai enormi, il piatto si spacca, il vaso si rompe, sono i 575 gradi. 575 gradi è il punto di crisi del prodotto ceramico. Perché? Perché il quarzo cambia forma cristallina. Adesso non vorrei scendere troppo in un dettaglio di carattere tecnico, ma il quarzo cambia forma cristallina e passa da una forma beta a una forma alfa, per cui questa trasformazione del quarzo avviene in modo violento e questo shock termico produce nel pezzo una certa reazione. Se io attraverso i 575 gradi in modo rapido o li attraverso in modo molto uniforme, io posso provocare la rottura del pezzo, perché voi sapete che un prodotto ceramico messo nel forno subisce delle contrazioni e delle espansioni. Cioè questo fenomeno deve avvenire uniformemente e in modo armonico con il vetro che lo riveste, perché il vetro è un'entità a sé che deve accompagnare il supporto ceramico nella sua espansione e nella sua compressione. Questo è fondamentale. I 575 gradi, scusate se io lo sottolineo perché non sto facendo un corso di ceramica, ma credo che sia utile capire quali meccanismi presiedono veramente al buon risultato ceramico, perché altrimenti i guai che non sono più attribuibili alla fortuna, alla sfortuna, perché spesso il ceramico è stato sfortunato. No, oggi con tutte le conoscenze che ci sono di carattere tecnico, di indagine, non è più possibile attribuire alla sfortuna il cattivo risultato tecnico. Dipende dal ceramista, dipende dalla gestione del forno, dipende dal diagramma. I forni attuali sono forni che possono essere organizzati nel loro diagramma in modo scientifico. Quindi si può organizzare gli step dicendo: arrivo a 400 gradi, elimino l'acqua in tante ore, poi da 400 a 500 vado in modo molto rapido, poi da 500 a 600 per sorpassare quel famoso punto di rottura che è la trasformazione del quarzo, a 575 gradi posso passare lentissimamente. Poi posso andare su velocissimamente fino a 900 gradi. Ovvio che devo eliminare tutti i carbonati che sono presenti nell'argilla, che sono estremamente negativi, ma dopo gli 885 gradi non ci sono più carbonati. Il supporto, diceva Tonito Emiliani, grande Tonito Emiliani nel suo testo, dice: deve essere cotto 20 gradi più del finito. Sante parole. Perché il biscotto in ceramica è come il pane. Quando voi andate a comprare il pane toscano, così, e spesso che fuori è bruciato e ha una crosta molto resistente, molto molto croccante, e dentro è crudo perché il tempo di cottura non è stato adeguato. Non è tanto la temperatura, cioè l'innalzamento della temperatura che conta, quanto il tempo. Cioè se io cuocio un manufatto in ceramica in 9 ore, lo cuocio in 12 ore, c'è una profondissima differenza, perché il tessuto ceramico è un tessuto abbastanza spesso dove bisogna consentire al calore di penetrare fino nel cuore del tessuto ceramico, non nella superficie soltanto. Spesso il ceramista dice: guarda come suona, guarda che è cotto bene. No, è cotta soltanto la crosta esterna, ma non è cotto il cuore. Si comporta come il pane, allo stesso identico modo. Quindi bisogna che il tempo sia adeguato, sia lungo, e non è tanto la cottura che deve essere molto veloce, altrimenti si brucia la crosta, diventa inassorbente, perché la porosità, e questo è un male, perché la porosità è il fondamento, anche questo, di un buon risultato ceramico. La maiolica italiana, quella che si trovava a Castel Durante,
quella che Cipriano Piccolpasso descrive così bene nel suo libro, nel suo testo, sì, scrive così bene, è quella lì, è una maiolica che deve essere cotta in tempi lunghi. Perché gli antichi potevano fare i pezzi così belli? Perché il tempo non era più una condizione sine qua non. Il tempo era una variabile indipendente, nel senso che si poteva anche cuocere in 20-30 ore, non c'era nessuna urgenza di poter cuocere. E il biscotto suonava come un metallo dappertutto, sia internamente che esternamente. Io spesso prendo dei pezzi di biscotto, quando arriva un ceramista affannato, santi cosa è successo, lo rompo, metto dell'acido muriatico o dell'acido cloridrico diluito nel cuore e questo frigge. Se frigge vuol dire che sono decarbonati, vuol dire che non è cotto bene. È un biscotto che ha bisogno di essere ricotto. Questo torna a ricuocere e mi dice, perfetto. Allora dico, sì, io non sono un mago, sono uno che cerco di capire, che conosco alcune cose e le metto al servizio degli altri. Questa è la faccenda. Per esempio la porosità. Se voi prendete un biscotto qualsiasi, quando parlo di biscotto intendo di terracotta cotta in forno, semplice terracotta, non invetriata. Se voi la prendete, gli antichi ci mettevano la lingua, sentivo se la lingua si attaccava attraverso la saliva, voleva dire che era troppo poroso. Allora, la moderna tecnologia ha stabilito che la porosità deve essere del 22%. 22%, può essere 20%, può essere 18%, ma 22% è la velocità giusta per poter consentire al tessuto dello smalto del vetro di poter rivestire adeguatamente la superficie e dare un prodotto senza difetti. Quindi vedete, certe volte, ripeto, si prendono in mano pezzi di ceramica, difettosi, perché io vivo poi in questo mondo, vedo 3-4 mila ceramisti l'anno, quindi ho una specie di esperienza totale, globale, che non lascia spazio, voglio dire, a dubbi, no? Poi ti vado a verificare in laboratorio queste cose. Ma nella bottega di Castel Durante, a Urbino, perché è l'unico veramente documento straordinario che ci è stato tramandato sul passato e sui sistemi, eccetera, si facevano le cose come si doveva. Erano veramente bravi, veramente bravi. Avevano il tempo e il tempo per loro era una cosa non preziosa economicamente, ma il tempo era quello che era il termine per stabilire qual era il confine tra una cosa fatta bene e una cosa fatta male. Quindi loro davano le cose il tempo giusto e la misura giusta. In questa bottega quindi c'era il torniante, c'era tutta questa operosità straordinaria, il luogo era umido, era freddo, eccetera, l'unico modo per scaldare l'ambiente e soprattutto per asciugare i pezzi, perché erano pieni d'acqua, cioè l'argilla piena d'acqua, era quello di scaldare l'ambiente attraverso il forno. Il forno scaldava, difatti i pezzi li mettevano nella parte superiore ad asciugare. Come facevano gli smalti? Questo è anche una cosa straordinaria, perché il ceramista allora, io vorrei un goccio d'acqua, guarda, è qui. Il ceramista allora era non solo un ceramista, ma era anche un tecnico. Lui sapeva veramente lavorare l'argilla, la sapeva cuocere e sapeva fare gli smalti. Gli smalti come facevano a farli? Prendevano della... Scusate. Intanto io dico una cosa. Per fortuna che ogni tanto si rompevano i pezzi, sì, perché così li buttavano via e li abbiamo trovati noi e ci facciamo la storia. No, ma dovete tenere conto che nel Cinquecento tutte queste cose non le conoscevano. La dilatazione del quarzo, i carbonati, e la presenza della quantità d'acqua nell'argilla, cioè, perché l'argilla che cos'è in realtà? Sapete cos'è l'argilla voi? Chi di voi? Tutti avete nella vostra vita avuto modo di toccare l'argilla. Cos'è l'argilla? Colloide. L'argilla è un prodotto naturale, colloide. Poi possiamo allargare il discorso a tutte le argille che ci sono oggi, che è una cosa straordinaria, perché allora non c'era un'argilla da maiolica, si chiamava, la terra rossa, ferro rossa. Aveva una percentuale, perché è rossa l'argilla? Perché ha una percentuale di ferro del 3%. Che la distingue dalla terraglia, una argilla bianca che hanno 0,5-0,8. Questa è la grande differenza. Ma l'analisi chimica di un'argilla e di una terraglia bianca non presenta granché differenze. Direi che l'elemento portante, lo scheletro di un prodotto ceramico, sia esso uno smalto, sia esso un'argilla, è il quarzo. Perché il quarzo è un elemento che in natura di cui c'è la maggiore abbondanza. Quarzo è dappertutto, pensate alla sabbia del mare voi, ma pensate alle rocce e tutto quanto. Quindi il quarzo è lo scheletro intorno al quale si agitano, si muovono tutti gli altri prodotti, quindi i fondenti, quindi per esempio
i carbonati, gli ossidi, di zinco, il piombo, il bario e tutti i fosfati vari, siano gli alcali, il sodio, il potassio, eccetera, che ne condizionano il comportamento. Allora, l'argilla è costituita per gran parte di quarzo, quindi di sabbia, certo sono le argille che hanno un quarzo finissimo e c'è delle argille che il quarzo da solo non può reggere, se ha bisogno di sostanze organiche, quindi è costituito da quarzo, da fosfati, no? Che poi sono quelli che gli permettono a basse temperature di trovare una consistenza, non dico fino al vetro, ma diventano dure, resistenti e porose, e poi di ferro, questa è l'argilla, e di sostanze organiche, perché è plastica l'argilla, perché addizionata con l'acqua e con tutte le sostanze organiche che contiene, ma è plastica perché viene sostanze organiche di origine o animale o anche vegetale, tutto assieme. Quindi queste sostanze organiche la rendono plastica in unione con l'acqua e diventa un materiale estremamente malleabile e che quindi si può adoperare, si può usare per fare qualsiasi manufatto. Questa è l'argilla. Quindi in questa bottega si facevano gli smalti attraverso che cosa? La silice, poi si prendevano come fondenti la feccia o il tartaro di botte, perché erano molto ricchi di sostanze alcaline e che facevano da fondenti. Questi prodotti, questo è il cosiddetto marzagotto che si produceva, cioè la silice unita al tartaro e alla feccia, che venivano cotti prima, in precedenza, venivano cotti insieme alla silice, venivano calcinati, cosiddetto, sotto il forno dove bruciava la legna, mezzo cotto, marzacotto vuol dire mezzo cotto, e uniti ad un calcino che era un miscuglio di piombo e di zinco, di stagno. Lo stagno gli conferiva la bianchezza, in pratica, dava il bianco, e il piombo gli conferiva anche fusibilità. Questo era il materiale che facevano loro, e lo producevano in proprio, ognuno nella sua bottega, con le sue formule, con le sue, con i suoi segreti, chiamiamo così, che erano quasi inviolabili, perché in realtà poi la ceramica è rimasta parcellizzata nelle varie isole italiane, parlo da Caltagirone a Santo Stefano di Camastra, a Terlizzi piuttosto che a Deruta, piuttosto che a Gualdo, piuttosto che a, come si chiama in Puglia, famosa, a Grottaglie, Faenza e così via. Perché? Perché c'erano dei segreti che venivano tramandati di padre in figlio e questi non erano a disposizione di tutti. Quindi uno doveva iniziare una propria ricerca, una propria indagine per poter far ceramica, doveva sapersi costruire un forno, doveva saper fare gli smalti, doveva farsi i colori. I colori, per esempio, venivano fatti erano soprattutto colori fatti a base di ferro e a base di rame. Il ferro veniva bruciato dai residui della lavorazione dei fabbri, no? I fabbri, quando lavoravano il ferro, producevano degli scarti. Questo veniva bruciato, lì si ricavavano i colori per fare il giallo, per esempio, per fare la ferraccia. A Rimini usavano quelle delle navi, no? Ecco, l'ancore, dice, infatti il piccolo passo dice, consiglia l'uso del ferro derivante dalle ancore delle navi, perché era quello migliore. Poi si univa a urina umana, come l'urina faceva da ammoniaca, che migliorava l'ossidazione. Quindi l'urina era un prodotto che veniva usato. Ecco, quindi questo vi dimostra come tutto partecipasse, voglio dire, in una bottega ceramica alla formazione di un manufatto. E il blu si faceva con il silicato di cobalto con la zaffera, oppure si faceva con i lapislazzoli, che venivano importati comunque dall'Oriente. Ma la tavolozza era abbastanza ridotta, tutto sommato. Questa organizzazione della bottega ceramica è durata praticamente inalterata fino al Novecento. Ecco, direi che andando all'Italia meridionale intorno ai primi anni del Novecento si trovavano delle botteghe artigiane che usavano ancora il torni a cassa cosiddetto, che c'aveva il volano e la girella. La girella era il piatto fatto in pietra in genere, dove si
metteva l'argilla per essere lavorata, e il volano era quello che con i piedi si girava e che permetteva di ottenere la velocità desiderata. Fino ai primi, ma io direi fino alla metà del secolo scorso, fino agli anni 50, direi che soprattutto nell'Italia meridionale ancora erano in uso certi sistemi che a noi sembrano arcaici ai giorni nostri, ma direi che non era ancora arrivato a questo vento del cosiddetto progresso come conosciamo oggi. È stata Montefiffi che vi ho ricordato prima, eravamo all'inizio degli anni 70 e lavoravano ancora come nel Medioevo. Esatto, io ho vissuto per 35 anni, ho lavorato presso un grande colorificio tedesco, la Divusa di Francoforte, che era veramente una grande azienda a livello mondiale, produceva smalti per ceramica, per vetro e per metalli, e ho potuto beneficiare di tutte le informazioni di carattere tecnico le più attuali che si potessero immaginare. Loro ben 25-30 anni fa, io ricordo, avevano già un apparecchio che faceva analisi ai raggi X, veniva dall'Olanda, un Philips per esempio, che era in grado di analizzare un vetro qualsiasi o un supporto di biscotto o qualsiasi cosa di formazione inorganica fino a, mi pare, 15 cifre dopo lo zero. Quindi si trovavano delle tracce infinitesimali di materie prime che non era stato possibile indagare prima. Ecco, loro erano molto avanzati da sotto questo profilo. Oggi come si produce invece un vetro? Come si produce oggi uno smalto? Oggi è cambiato completamente tutto. Intanto il ceramista non è più obbligato a farsi smalti in proprio. Intanto non è più obbligato ad andarsi a cercare le argille nelle cave, a rassodarle, a pulirle, eccetera. Oggi il ceramista va da un colorificio, si compra gli smalti, va da un produttore di argille, si compra le argille, va da un produttore di impianti, si compra gli impianti. Tutto questo ha impoverito enormemente il ceramista sotto un profilo della conoscenza tecnica. Cioè il ceramista ha perso molte conoscenze, perché prima veramente era una grande scuola, di tecnica ceramica, perché poi chiunque lavorava nella bottega del 500 doveva per forza di cose imparare anche quello che facevano gli altri, veniva spontaneo, era naturale. Oggi il ceramista vive un po' parcellizzato, vive un po' separato, vive un po', come devo dire, non direi solo, ma sicuramente compie un lavoro che è molto limitativo rispetto a tutto quello che faceva un ceramista del 500. Compie una piccola parte, lui va dal torniante, che è un'entità a sé, disegna le forme e si fa fare le forme, addirittura il torniante gliele cuoce in biscotto, poi va da un altro che lavora con la pressa, si fa gli oggetti in pressa, va al colorificio, si sceglie i smalti che vuole, c'è tutto un tessuto di smalti enormi da comprare, va da quello che fa il forno, si compra il forno, mette su un laboratorio, lui si limita a scegliere lo smalto che vuole e a dipingere il pezzo, a cuocerlo. Questo oggi in prevalenza è così, salvo poche eccezioni, perché negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a una trasformazione radicale, vuoi per questa cosiddetta crisi, che crisi non è soltanto uno spostamento, secondo me, di un mercato, di produzione dell'Occidente in Oriente. Non c'è niente da fare, i paesi orientali perché costano meno, perché sono rapidissimi, perché sanno copiare, ma soprattutto perché costano meno, stanno via via sottraendo a noi moltissimo lavoro. Cioè la ceramica in Italia, vi posso assicurare, conosco molto bene questo mercato, è in grave affanno, gravissimo affanno. Però tutto questo non è del tutto negativo, cioè quello che è accaduto nel Novecento io non lo vedrei come un bicchiere mezzo vuoto. Direi che il ceramista oggi è un uomo più libero, perché non deve essere più l'uomo che lavora per il contesto piccolissimo che aveva intorno. Prima il ceramista produceva lì e vendeva in un'area molto ristretta. Oggi il ceramista deve conoscere l'economia, deve sapere lavorare un computer, deve vendere possibilmente anche all'estero, quindi deve aprirsi al mondo. Ha dovuto aprire una finestra, guardare cosa c'era fuori e si è accorto che il mondo è cambiato.
Cioè il ceramista che era abituato a un tram tram che era costruito dal piattino e dal vaso, sempre gli stessi oggetti, faceva sempre le stesse cose. Voi prendete per esempio De Ruta fa qui 5-6 decorazioni, in prevalenza sono sempre quelle. Quando va da De Ruta dicono c'è la crisi, ma c'è la crisi anche perché tutti si è potuto rinnovare. A noi italiani è richiesto un supplemento, uno sforzo suppletivo di creatività, di originalità che agli altri non è richiesto, non ci niente da fare, noi possiamo salvarci soltanto così. E purtroppo tutti questi ceramisti fanno una grande resistenza al cambiamento. Cambiamento che nelle cose, che avanza senza che ci si possa fare nulla. Io posso apprezzare una ceramica antica, soprattutto se autentica ovviamente. E non amo molto le riproduzioni, dico la verità, sono anche molto severo verso coloro che fanno soltanto quel lavoro, perché in realtà quello è un lavoro specialmente artigianale dove il ceramista non mette nulla di suo, dove non imprime mai queste cose del suo marchio. Lui riproduce una cosa senza pathos, senza emozione. È diverso il ceramista invece che investe in creatività, in originalità, che cerca una dimensione estetica, un valore tecnico, e innova in continuazione, studia, lavora, progetta. Questo è un ceramista più immerso oggi in una dimensione europea, mondiale. Tant'è vero che oggi io non chiamerei più questo ceramista così avanzato come poteva essere Zauli, come poteva essere Gamboni, come tanta gente che ho conosciuto. Questo ceramista non possiamo più chiamarlo soltanto ceramista, è già un termine limitativo, perché la ceramica oggi è contaminata da tante altre cose, subisce la contaminazione di tanti altri materiali che si sposano in modo meraviglioso anche con la ceramica. Non è detto che debba essere solo il materiale ceramico. La ceramica è entrata di prepotenza nell'alveo oggi della ceramica, del prodotto artistico più avanzato. Ci sono oggi non solo musei, ma ci sono esposizioni importantissime. E basta andare, in Italia ancora facciamo molta fatica, ma andare in Olanda, in Belgio, in Inghilterra, in Germania. La ceramica è veramente una delle espressioni più alte oggi dell'arte moderna. Naturalmente fatta con materiali diversi, non parliamo più di maiolica eccetera, ma in Italia c'è questa farraginosità ancora, questa fatica enorme, anche perché le istituzioni pubbliche sono ormai morte dal punto di vista educativo e formativo, stavano già morendo, perché se io prendo l'istituto Ballardini di Faenza faceva fatica ormai a mettere insieme una classe, è una cosa incredibile. Se voi pensate che l'istituto Ballardini di Faenza raccoglieva il 50% di studenti stranieri e soltanto 30 anni fa, era un brulicare di giovani che venivano da tutto il mondo per venire a imparare in Italia, oggi non c'è più nessuno. Lui si è spento così progressivamente, lentamente progressivamente. Purtroppo, è stato lasciato morire. Convengo anche con quello che diceva l'assessore, che in questa direzione non si fanno più investimenti, non si fa più niente. Ma c'è un brulicare di corsi ceramici oggi in Italia. Direi che i corsi ceramici stanno in qualche modo occupando lo spazio che era delle scuole. Qual è il problema? Che questi corsi devono ricevere una selezione, perché chiunque bravo o meno bravo si sente autorizzato a insegnare agli altri. Non c'è un controllo, non c'è una misura che può determinare la capacità di uno di insegnare rispetto a un altro. E un cattivo insegnamento spesso produce un cattivo allievo, su questo non c'è dubbio. Io vi potrei raccontare degli aneddoti straordinari, potremmo ridere insieme, perché viene della gente che ha fatto dei corsi, ha speso un sacco di soldi e gli hanno insegnato delle cose pazzesche, io spesso dico portatemi gli insegnanti perché voglio parlare con loro, che mi spieghino veramente come si fa. Cioè è venuta una signora e mi dice porto un vaso che era tutto pieno di bolle, era... Non so, voi conoscete la ceramica, immagino, no? Sapete che per smaltare un pezzo si può fare in diversi modi. Si può immergere l'oggetto, prendiamo un piatto, si fa un bagno di smalto, c'è un rapporto per esempio di polvere, 100 di polvere, 80 di acqua, mediamente, c'è una miscela di acqua e polvere, lo smalto viene setacciato e si forma questa barbottina, chiamiamola barbottina. Il pezzo pulito, diciamo spugnato, bagnato adeguatamente, eccetera, viene preso e viene immerso nel bagno di smalto. Il gesto è questo, si prende, si immerge e si solleva. Data la porosità del 20-22%, come ho detto prima, è immediato, l'acqua trascina lo smalto all'interno della porosità
e crea una struttura indissolubile, quindi un'interfaccia tra supporto e smalto che non si può distruggere. E questo è il presupposto di un po', perché dicevo la quantità è importante, perché l'acqua, che è la sostanza più fluida che c'è rispetto alla viscosità dello smalto, trascina lo smalto all'interno della porosità in questi alveoli, corre dentro di essa e si salda. Questa signora dice: io guardi che risalto, ho fatto un corso a Bologna per un sacco di soldi, ma senta, mi spieghi come fa lei a bagnare questo oggetto? Io ho capito subito che qui c'è qualcosa che non va. Beh, l'insegnante mi ha detto di mettermi così, vabbè, si è messa così, vabbè, di prendere l'oggetto, immergerlo, contare fino a 6, estrarlo. A quel punto, quando lei l'estrae, l'oggetto è già asciutto, va bene? No, di rimergerlo di nuovo, 6, e poi tirarlo fuori. Ecco, a quel punto lì fa una pappa informe, diventa una melma che cola tutte le parti, e questa è la condizione per non cattivo risultato, un disastroso risultato, non come chiamarlo. Cito questo episodio per dire quanta pressapochezza, quanta, e come devo dire, permettetemi, ignoranza tecnica ci può essere. Allora, se vogliamo, io dico sempre, aiutare la ceramica italiana, dobbiamo informarla, dobbiamo dire delle cose giuste, perché la gente capisce, è intelligente, impara e ha voglia. Tutti quelli che vanno ai corsi è tutta gente che mostra un'emozione, sono tutti dei sognatori, tutta gente che spera attraverso la ceramica di dare come devo dire, una specie di risposta ai suoi problemi esistenziali, al vuoto della sua vita, perché la vita quotidiana è fatta di grandi vuoti. La ceramica ha delle risposte, perché la ceramica è un'emozione incredibile. Aprire un forno, io vi posso dimostrare, io sono figlio di un ceramista, mio padre era un faentino, mia madre era di Viterbo, io sono nato in una famiglia di ceramisti, ho avuto forse questa fortuna o questa sfortuna, secondo come la guardiamo, sono nato lì dentro, però mio padre aveva le braccia bruciate perché non aveva la pazienza di aspettare di aprire il forno quando il forno scendeva a 120-150 gradi. Lui a 300 gradi cominciava a aprire il forno e guardava attraverso lo spiraglio se vedeva lo smalto che era brillante o meno, e il suo umore era modulato dal risultato del forno. Quindi mia madre poveretta subiva quest'uomo, la sua irrequietezza e la sua rabbia se il risultato era pessimo, la sua contentezza, perché in entrambi i casi era insopportabile, perché non abbiamo fatto, adesso dopo ve lo mostrerò, perché ho una splendida fotografia di mio padre negli anni 30, veramente unica, che abbiamo, siccome gli hanno fatto una grande mostra cattolica, comunità cattolica, e mia sorella ha trovato questa fotografia, e credo che sia una delle cose più belle che, come ricordo, come memoria di mio padre, io possa avere. E ci tengo a mostrarlo, perché lo vedete in modo molto spontaneo, naturalmente dipinge un vaso con questa mano straordinaria, perché era un grande disegnatore, oltre che un ceramista, e quindi mi ha coinvolto tutto questo. Ecco, un po' questo per sommi capi e poi il mondo ceramico. Volevo soltanto parlare un attimino di tecnologia per farvi un po' la differenza tra gli smalti che facevano una volta, bruciando, cioè cuocendo il marzacotto sotto il forno, aggiungendo il calcino, che tra l'altro poi fondere il piombo in quel modo voleva dire avvelenarsi, perché il piombo era ossido di piombo. Quindi quando si parla oggi, ma sto piatto sarà adatto per l'alimentazione o non è adatto? C'è il piombo o non c'è il piombo? Voi dovete ricordarvi che una volta si adoperava l'ossido del piombo puro, quindi il piombo si liberava e questo si depositava nelle ossa e produceva dei danni irreversibili. Oggi il piombo viene sì introdotto nella ceramica, ma sotto forma di silicato.